Quindi passiamo all'ultimo dei progetti che sono gli Orti del Tessile. È un progetto interessante anche dal punto di vista didattico, se ne è occupata la professoressa di Tecnologie dell'Architettura al Politecnico di Torino, Clara Bertolini, che ha al suo attivo decine di pubblicazioni ed è un'esperta delle strutture lignee, tra le altre cose. Ve ne parla direttamente lei. Ecco, grazie, brevissimo. Grazie dell'introduzione. Allora, io mi sono occupato, oltre a tutto il progetto naturalmente presentato alla Compagnia di San Paolo, che ringraziamo del sostegno che ci ha dato, anche in particolare di un aspetto che è quello della proposta dell'orto delle piante del tessile. Ecco, sì, un pensiero, perché dico, perché no, come diceva il nostro sindaco, portare i ragazzi delle scuole a mettere le piantine, ma quali piantine? Le piantine che sono state, le piante che governano il tessile, che lo hanno governato, e i cotoni, le piante della tradizione, ma non solo le piante della tradizione, anche le piante tintoire. Allora diventa tra orto e giardino, una cosa splendida. E oltre alle piante tintoie, quelle tradizionali e quelle invece diciamo più innovative, anche le piante innovative del tessile. Per cui abbiamo creato nello spazio lì del prato, poi ho finito perché sennò c'è già il presidente che si arrabbia perché dobbiamo andare su, perché è l'inaugurazione della sartoria. Abbiamo fatto queste tre mani con questi tre filoni che sono aperte alle scuole, un'esperienza che credo che possa essere molto utile per i nostri giovani delle scuole medie e delle scuole superiori. Grazie.